Bella ragazzi, benvenuti in questo primo episodio della nuova serie Balotelli Road to Milan. Dunque, questa serie l'ho presa da un utente di YouTube che si chiama, non mi ricordo come si chiama, però fa dei video interessanti su serie particolari. Questa serie, appunto, come vedete, inizia con l'acquisto di Balotelli, solo di Balotelli. Sostanzialmente, come funziona questa serie? Io creo la mia squadra di bronzo e metto Balotelli in attacco, cioè Balotelli nel suo ruolo. Dopodiché inizio comprando qualche bustina, qualche pacchetto bronzo, perché comunque ho dei giocatori abbastanza scarsi. Ma come funziona questa serie? All'inizio di ogni puntata comprerò uno o due giocatori del Milan. Lo scopo è quello di appunto creare il Milan, la squadra completa. Milan o altre squadre, adesso ho voluto farlo col Milan perché per l'uscita di Balotelli nei panni del Milan, nelle vesti del Milan. Comunque, alla fine di ogni episodio aprirò tre bustine, tre pacchetti oro, quelli da 7500, per vedere se magari trovo qualche giocatore buono del Milan. Poi in ogni episodio farò 1, 2, 3 partite, dipende dal tempo comunque. La prima partita inizia molto bene con un gol di Mackie, un bronzone, credo sia un esterno, adesso non ricordo. Ovviamente qui le clip per i gol saranno un pelo più lunghe per fare anche vedere la squadra, cioè sì, vedere un po' come ho giocato l'azione, perché comunque saranno meno partite rispetto al Road to Orgasm, per cui posso fare vedere anche parti più lunghe. Comunque, la prima partita, come avete visto, l'ho vinta 2-1 e ha segnato anche Balotelli. Sinceramente, arrivare in prima divisione non è lo scopo primario che mi sono posto in questa serie, bensì lo scopo principale è quello di completare la squadra. Poi, se si arriva in prima divisione, magari si vince molto meglio. La seconda partita è abbastanza strana perché comunque contro un avversario che è una squadra oro, io ho tutta una squadra bronzo, e subisco gol al quinto minuto con Soldado. Dopo questo gol non prendo più un tiro. E Balotelli sfonda in difesa, ma qui è stata una partita molto sfigata, ho preso tre pali, il portiere ha fatto dei miracoli. Però poi riesco a pareggiare all'85esimo con Park Seung-il, che è un bronzone molto buono. E poi al 90esimo riesco a rubare palla in area e segno il gol della vittoria. Park Seung-il adesso diventerà il mio idolo. Comunque, la partita è stata completamente dominata da me. Adesso non ho fatto vedere le statistiche della partita, ma comunque ho assolutamente dominato. Ora prendo il pacchetto, quello degli incarichi dell'allenatore, trovo Callejon e Gilardino, che lo metto nel club, magari potrà servirmi in futuro, anche se non penso. E ora apro i tre pacchetti da 7500, in cui nel primo trovo Keane. Quindi niente di che, un cambio modulo e dei contratti. Nel secondo pacchetto da 7500 trovo Kalou, Salomon Kalou dell'Ille, e quindi anche qui niente giocatori del Milan. Terzo ultimo pacchetto, con cui poi si conclude la serie, cioè la serie, l'episodio. Trovo Perea, difensore interessante, molto buono, molto usato nella squadra colombiana. Niente, ci vediamo, purtroppo non abbiamo trovato niente, ci vediamo al prossimo episodio del Balotelli Road to Milan. Restate collegati. Bella.